Ingiusto, per certi versi autoritario, ma soprattutto incapace, per colpa delle scelte di questo governo, di garantire un livello di insegnamento adeguato alle sfide future. Penso vi siano abbastanza elementi per affermare che questa riforma è un disastro, è l'ennesima prova della incapacità di questo governo di affrontare problemi seri e temi strategici. Qui non servivano slide o tweet, caro Renzi, qui serviva portare lo studente al centro della scuola, dare agli insegnanti quanto legittimamente avevano chiesto, ma soprattutto fornire un'impostazione, dei programmi, una progettualità che sono totalmente assenti. Per tutti questi motivi la Lega Nord voterà convintamente contro questo pasticciato provvedimento. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Pannarale, ne ha facoltà. Scusate, onorevole Mole ha ragione. Chiedo scusa, onorevole Pannarale, chiedo scusa, onorevole Mole. Grazie, Presidente. Dicevo che il diritto all'istruzione è senza dubbio una delle basi più solide sulla quale poggia la nostra Costituzione e la nostra società ed è un punto di riferimento imprescindibile. Tuttavia, troppi segnali ci dicono che la nostra scuola è vecchia e arretrata, lo è rispetto a molti altri paesi e alle stesse esigenze che il nostro paese manifesta. Lo è nei livelli delle conoscenze, delle competenze, nelle metodologie didattiche, nell'uso delle nuove tecnologie, nell'apertura al contesto internazionale, nella qualità, nella sicurezza e adeguatezza degli edifici. Scusi, onorevole, colleghi, adesso però per favore lasciamo che possa parlare l'onorevole Molea, grazie. Prego. E occorre sottolinearlo, nel superamento delle discriminazioni sociali. Una scuola in breve, poco equa e non al passo con gli standard europei. Con la conclusione del provvedimento in aula si avvia una fase nuova, una forte spinta verso la piena attuazione dell'autonomia così a lungo perseguita. Le scuole avranno un organico potenziato, garantito a partire dal prossimo anno scolastico attraverso un piano straordinario di assunzioni che coprirà tutte le cattedre vacanti, potrà rispondere alle nuove esigenze didattiche, organizzative e progettuali. Potenzierà l'offerta formativa, fronteggerà la dispersione scolastica e renderà la scuola più inclusiva. Eliminerà il valzer delle supplenze dannose alla continuità didattica. Le scuole d'ora in poi potranno indicare il loro fabbisogno di docenti, strumenti per attuare i piani dell'offerta formativa. I piani diventeranno triennali e saranno predisposti dai dirigenti scolastici, sentiti gli insegnanti, il consiglio d'istituto e le realtà territoriali. L'iniziativa del Governo, attraverso il disegno di legge di riforma, ha messo così in moto due processi importanti. In primo luogo ha chiesto e ottenuto la mobilitazione di risorse aggiuntive per la scuola e allo stesso tempo ha stimolato un dibattito nazionale, affermando il presupposto che la scuola non è destinata all'immobilismo, ma può e deve cambiare. Durante l'esame al Senato sono state accolte alcune modifiche significative. È stata modificata la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti. Il numero degli stessi passa da 2 a 3, di cui 2 scelti dal Collegio dei docenti e 1 dal Consiglio d'Istituto. Viene aggiunto un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il Comitato dunque è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 3 docenti dell'istruzione scolastica, 2 rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia, 1 componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. È stata inoltre introdotta una norma che prevede, al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente su indicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, si prevede altresì che nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tenga conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico,
previsti nel rapporto appunto dell'autovalutazione dei seguenti criteri generali che elenco: competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'Istituto, apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale, contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi didattici nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale. Direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. Si prevede inoltre che gli incarichi per le funzioni ispettive siano conferiti con procedura pubblica mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti, la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa. Novità importanti sono state introdotte anche sulla proposta di incarico ai docenti. Il dirigente scolastico deve tener conto anche della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi della legge 5 febbraio 92 numero 104. Il rinnovo dell'incarico al docente è automatico purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sulla riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, già prevista nel testo approvato alla Camera, si precisa che essa può essere disposta dal dirigente scolastico anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Sull'utilizzo dei docenti si chiarisce che il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono stati abilitati, purché esse non siano disponibili nell'ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso. Viene confermato il piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di oltre 100.000 docenti. Questo per l'anno 2015-2016 per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e di ogni grado. Il piano prevede la copertura di tutti i posti comuni di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di potenziamento previsti dalla legge. L'istruzione è la chiave per lo sviluppo inteso in primo luogo come sviluppo umano, come crescita e arricchimento della persona e allo stesso modo sviluppo inteso come benessere sociale ed economico, perché l'istruzione è un fattore di crescita in virtù dei suoi legami con altri fenomeni come quelli demografici, sociali e politici. Educazione e scuola sono sempre, da sempre, al centro delle politiche pubbliche. Nella scuola si apprende e si costruiscono relazioni, si impara a vivere insieme. La qualità dell'apprendimento e delle relazioni della scuola sono temi di grande importanza. La scuola è il luogo in cui prendono forma progetti e speranze che i nostri figli aspirano a realizzare, così come è stato per noi. È il luogo dove la comunità si costruisce e dove si realizza il riscatto delle persone più deboli. L'educazione è perciò una vera priorità per questo governo e la buona scuola ne è la testimonianza. Per questo Scelta Civica voterà a favore del provvedimento. La ringrazio. È iscritta a parlare ora l'onorevole Pannarale. Prego, onorevole. Grazie Presidente, colleghe e colleghi deputati, Governo. Siamo giunti all'epilogo di questa mortificante vicenda parlamentare. La ricorderemo. La ricorderemo per il vuoto di bellezza e di intelligenza. La ricorderemo per l'eccesso di volgarità. Grossi muscoli e nessuna immaginazione. Alla fine vi portate a casa una prova esemplare di scalpo offerto ai precetti sovrani dell'austerity del pareggio di bilancio. In questo siete stati esecutori davvero solerti, ma adesso vi rimane davvero ben poco. In fondo lo aveva richiesto la stessa BCE in una letterina di suggerimenti imperativi che aveva